era partita tantissimi anni fa dal Veneto, adesso per il secondo anno consecutivo è alla Ioni Cup, anche perché c'è da mandare avanti tutto questo movimento di ragazzini. Com'è andata quest'anno? È andata bene, innanzitutto siamo contentissimi di essere qui allo Ionica Cup per la seconda volta, che è una bellissima esperienza che i ragazzini fanno, e quest'anno abbiamo aumentato un po' i numeri, soprattutto delle femminucce. Lo sapete che io, ecco, spererei, il mio sogno sarebbe quello di fare una squadra femminile, e quindi stiamo andando avanti, siamo contenti. A proposito di sogni, lontano dai microfoni, parlavamo di questa storia bellissima, una sorta di buffa racconta tra aneddoti e carambate varie. Ci vuoi raccontare di questo piccolo incrocio di tanti e tanti anni fa? Sì, eravamo alla palestra il primo giorno che siamo venuti, abbiamo fatto la palestra, la presentazione, e si è avvicinata una ragazza e prima mi guardava, però io non l'avevo proprio riconosciuta lei, poi a un certo punto mi ha detto: ma tu sei Valentina? E io ho detto: sì, io mi chiamo così. Ciao, ti ricordi di me, sono la tua compagna di squadra? E io gli ho detto no. E lei mi ha detto: sì, Ostuni è la mia prima squadra, diciamo, quando ho giocato fuori casa, e avevo 20 anni, e quindi è una specie di carambata, perché sono quasi 30 anni. E niente, dopo lei mi ha detto: ci facciamo la foto, così la mando nel gruppo, che ci sono anche tutte le altre ragazze. E poi mi ha fatto piacere, mi ha fatto vedere che loro avevano risposto, Marilene eccetera, che avevano risposto ai messaggi, che mi salutavano anche loro. E mi è stata un'emozione, veramente, quando me l'ha detto mi è venuto la pelle d'oca. È bella cosa, e lo Ionica Cup è riuscito a fare anche questo, secondo me. Sì, insomma, è riuscito a fare anche una bella carambata con Patrick Baldassarre della Viola, con Gerace, che è stato bellissimo, non è, con i Damupi il primo giorno, una bella resistenza nonostante il tempo che non è stato così clemente, tutto bellissimo. Tutto bellissimo, veramente, ragazzini da Move sono piaciuti da morire, e uno dei miei ragazzini si è fatto fare l'autografo sulla maglietta, e allora oggi ho detto: mettetevi la maglietta bianca, e la mamma del ragazzino mi ha detto no, perché lui non la vuole lavata, perché ha fatto l'autografo sulla maglietta, quindi loro, per loro è stato veramente veramente bello. E anche ieri sera uno scenario, sì, io non ero mai stata a Gerace, nonostante che si sono anche là, bello veramente, complimenti a tutti, veramente complimenti. Io qui ho il Veneto adesso, insomma, tu sei partita da lì, dall'accento si sente, torneresti mai lì? No, devo dire la verità, no, ci torno perché ho la famiglia, tutto lì, mia mamma. Però anche quando torno lì poi non vedrò di tornare qui. Insomma, salutiamo Riccardo Rossato, il nostro amico del Veneto. Riccardo. Sì, Ricky, come no? Ricky, sì. Ciao Ricky. Siamo bene qui, Riccardo, ciao. Bene qui, sì, certo. Ma neanche a Scafati, sempre anche qui. Anche lui stava bene qui, io qualche volta, siamo proprio amici, lui abita di fronte a mio fratello, perché abitano lì alla Gazzera, e lui ha detto che si trovava benissimo qui. Sì, alla prossima. Ciao.